stanno a rischio se che abitano vicino a Piuma? Assolutamente sì, perché cioè, voglio dire che la criticità che riscontriamo è stata sempre la stessa, quindi di una scarsa tutela del territorio, diciamo che il problema era stato arginato in parte dalla realizzazione di queste famose vasche di laminazione che alla fine si sono dimostrate non all'altezza della criticità che viviamo da anni oramai, quindi tutte le persone che abitano in questo posto vicino all'albero del fiume vivono costantemente questa realtà di tensione, di preoccupazione ogni volta che piove, assolutamente. Dalle foto che ho visto che alcune persone mi hanno fatto vedere, diciamo che forse il problema sia stato di scarsa pulizia delle vasche, perché il portellone che regola la portata dell'acqua della Solofrana si è otturata, quindi facendo aumentare il livello all'interno delle vasche, automaticamente le vasche hanno sfociato con un tutto pieno nelle campagne, quindi mettendo a rischio seriamente questa volta l'incolumità delle persone che vivono a valle della vasca. Con questa situazione che sta qua è uguale a quella che sta a San Vincenzo, a Mercato San Severino, oppure no? No, assolutamente no. Diciamo il problema che viviamo qui a Pandolo è un problema serio da anni. Forse c'è la volontà di chi ci amministra di tenere esclusivamente il problema qui e risolvere il problema a valle di questo. Certo. Si può risolvere il problema, visto che insomma. Francamente ripeto, tecnicamente non so che sia successo, tecnicamente non so, ci sono gli ingegneri che hanno realizzato le vasche, sono loro che dovranno dare le risposte. Ma queste vasche dove sono? Alla località Cigliano. Allora è lì che si è tappato e diciamo riempendosi la vasca ci sono delle grati di sicurezza che si chiamano fatte troppo piene, automaticamente. Il fiume, le vasche hanno trascinato. Ha fatto una soberanza in modo che. Sì, Vabbè. È una questione semplicemente di gestione del territorio, solo quello. Anche se voglio dire, gli enti competenti sulla vasca non esistono ancora, perché fanno scarica a barile, non sanno chi è ancora il reale gestore dell'evento. Qui fa parte del comune di Mercato San Severino. Questo è il comune di Mercato San Severino. Grazie. Proprio slato.